Premesso che il Consorzio di Bonifica della Romagna avrebbe in progetto di realizzare una enorme vasca di laminazione di 30 ettari nei quartieri di Villa Franca e San Martino in Villa Franca per prevenire il rischio alluvioni. Il costo dell'opera sarebbe di circa 3,2 milioni di euro di soldi pubblici. Il progetto consisterebbe nello scavare 1,5 metri questi 30 ettari, generando quindi un enorme traffico di autocarri per il movimento terra. Non è chiaro quale utilizzo sarebbe fatto del materiale estratto, in gran parte terra fertile e sabbia. Gran parte dell'area in questione è attualmente utilizzata per l'agricoltura e vi sarebbe la volontà di procedere ad espropri ad opera del Comune di Forlì. La vicenda ha destato preoccupazione fra gli abitanti dei quartieri interessati ed in particolare fra chi ha un'attività economica agricola in quell'area. Il Consorzio già ora fatica ad attuare la manutenzione ordinaria di sua competenza. Abbiamo infatti ricevuto varie segnalazioni sul fatto che i fossi e i canali di scolo non verrebbero puliti. I sifoni del canale Emiliano-Romagnolo sarebbero pieni di terra e quindi intasati, manutenzione indispensabile per arginare il rischio alluvione. Ci chiediamo quindi se siano state fatte serie valutazioni sulla reale utilità di quest'opera mastodontica, che poi a sua volta dovrebbe essere manutenuta. L'area interessata sarebbe sotto la competenza dell'autorità del bacino del Po, ma il Consorzio non si sarebbe interfacciato né con l'autorità né con la Regione. Non c'è quindi modo di sapere gli effetti che questo progetto avrebbe su scala maggiore. Interroghiamo il Sindaco Drei al fine di conoscere quali siano le intenzioni di questa amministrazione in merito. Allora, la parola a Francesca Gardini, ha 2 minuti di tempo massimo, prego. Sì, allora i question time sono similari, naturalmente quello dei 5 Stelle entra molto nel merito della progettazione, quindi io comunque ho fatto preparare dal Consorzio, che è l'ente competente in materia idraulica, in questo caso anche degli allegati che posso fornire naturalmente. Allora, a seguito dell'alluvione del 5-6 febbraio 2015, che è stata quella in cui si è rilevato il rischio, cioè la grossa criticità nel territorio di Villa Franca, non solo nel territorio di Villa Franca ma anche Carpinello, è stato istituito un tavolo tecnico delle alluvioni, ossia un tavolo tecnico coordinato dal Comune di Forlì che teneva conto di tutti gli enti territorialmente competenti in materia di rischio idrogeologico, quindi ex servizio tecnico di bacino, consorzio di bonifica e provincia, perché faccio presente che il Comune di Forlì non ha grosse competenze in materia di rischio idraulico, benché naturalmente per gli scogli e i fossi stradali. Questo tavolo di lavoro è stato coordinato dal Comune, ha prodotto un lavoro abbastanza oneroso, ha prodotto un elenco di opere necessarie per risolvere il rischio idraulico nella città di Forlì e ha battezzato, anche a seguito di una serata pubblica in cui era presente l'assessore Gazzolo, in cui era presente anche l'assessore Gazzolo, come priorità assoluta del territorio forlivese il territorio di Villa Franca. A questo punto il Consorzio di Bonifica, che è l'ente competente per risolvere le tematiche sul territorio di Villa Franca, ha prodotto una progettazione adesso in fase preliminare che può diventare definitiva, ma che il 9 luglio scorso è stato fatto un incontro all'interno del Comune di Forlì tra il Consorzio di Bonifica e il quartiere, proprio per cercare di fugare ogni dubbio in merito alla valenza della vasca di laminazione. Come avete visto anche nel comunicato stampa del Consorzio di Bonifica, che è l'ente territorialmente competente, composto da ingegneri idraulici. Sì, assessore, andiamo a chiudere, sono 2 minuti e mezzo. Ok. La vasca di laminazione è stata individuata come il presidio idraulico migliore, mettendolo a valle dell'abitato di Villa Franca, faccio presente abitato molto urbanizzato, in quelle alluvioni che ci sono state c'erano cantine interrate, probabilmente neanche adibite a cantine, che si sono allagate, quindi una serie di criticità che sono da valutare punto per punto. In ogni caso il Comune di Forlì si è proposto come attore
per dialogare, per favorire un dialogo tra il consorzio Bene, e il quartiere. Assessore, chiudiamo qui. Mi ero raccomandato due minuti. E chiudo dicendo semplicemente una cosa. C'è una grandissima opportunità. È stata presentata una scheda del Rendis dalla Regione Emilia-Romagna che prevede 3.200.000 euro per il territorio di Villafranca. È un'occasione unica. La prima volta che sul rischio idraulico negli ultimi 30 anni la Regione spinge in maniera così forte e io penso che sia un'occasione da cogliere. La parola al consigliere Vergini, prego. Sì, diciamo questi 3,2 milioni sono per chi vincerà l'appalto, non per il quartiere di Villafranca, così una precisazione. Io dico comunque, ho detto che questi 3,2 milioni sono per chi vincerà l'appalto, non per il quartiere di Villafranca, era una precisazione tecnica. Comunque, io dico che prima di lanciarsi in fantasiose mega opere che vanno a incidere in modo invasivo sui terreni agricoli che costituiscono anche fonte di sostentamento per alcune famiglie dei quartieri interessati, prima di tutto questo bisogna rispondere alla domanda se il consorzio di bonifica fa il suo dovere oppure no. E qui c'è un grosso punto interrogativo, perché ad esempio dopo l'alluvione del 2015 si è visto che i sifoni del canale Emiliano-Romagnolo erano intasati. Io qui ho delle foto. Per chi non lo sa, i sifoni sono come dei sottopassaggi dei vari canali sotto il canale Emiliano-Romagnolo. Ce ne sono tanti e a quanto pare erano tutti intasati. Quando la manutenzione ordinaria di queste opere spetterebbe al consorzio di bonifica? E lo stesso si può dire di vari fossi della zona. Basta andare a verificare di persona. Sono in gran parte ostruiti o intasati anche quelli. E quindi per prima cosa il consorzio di bonifica dovrebbe fare un'adeguata manutenzione ordinaria, mentre qui si va a ipotizzare una mega opera di dubbia utilità che probabilmente se si facesse corretta manutenzione ordinaria sarebbe del tutto inutile. Pare inoltre che nel 2015 il consorzio, a seguito dell'alluvione, abbia dato scarichi alle assicurazioni e siano stati pagati con soldi pubblici 80.000 euro di franchigia. Sarebbe interessante sapere per cosa sono stati dati questi scarichi e se c'erano delle responsabilità, perché come sappiamo parallelamente il Comune ha chiesto e ottenuto soldi dallo Stato per evento calamitoso. Consigliere, ho dato il doppio del tempo come è successo per l'assessore. Che presuppongono che non ci sia stata alcuna responsabilità. Tutto questo va assolutamente accertato in modo accurato prima di spendere 3,2 milioni di euro di soldi pubblici. Io pretendo che intervenga la Regione su questo argomento e si approfondisca. Ringrazio. Va bene, consigliere, proseguiamo. No, proseguiamo. Allora, assessora, non le do la parola. Non ha capito ancora. Non le do la parola. Lo farà presente come meglio crede. Basta. Perché io ho 20 question time che devo fare. Va bene? No. Allora, do la parola al consigliere Ragni. Do la parola al consigliere Ragni sul question time sulle case popolari.